Amici di Attisport 24, bentornati in nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Continuiamo ad occuparci di Serie B e per farlo è un piacere aprire una nuova finestra della nostra rubrica. Andiamo ancora nel girone 3, stavolta con la Waterpolo Bari per parlare della compagine pugliese. C'è con noi il difensore e capitano Gigi Foglio. Ciao Gigi, benvenuto. Grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao Andrea, buonasera, grazie a te. Gigi, io inizio la nostra chiacchierata partendo da quella che è stata l'ultima uscita ufficiale nel match valevole per la seconda giornata del girone di andata. La Waterpolo Bari espugna Roma. Ti chiedo con quale indicazione archiviate il successo contro la Roma 2020? Allora, il dato più importante che abbiamo anche analizzato sono stati sicuramente i 5 gol subiti, quindi non molti, quindi una difesa che funziona e un'ottima percentuale su uomini in meno. Quindi io partirei sul consolidare, insomma, questi dati importanti e anche su, diciamo, il processo. Di miglioramento che la nostra squadra sta avendo. È chiaro che abbiamo sprecato anche molto in attacco, infatti i 6 gol sono pochi rispetto a quello che abbiamo prodotto, soprattutto in fase di conclusione e organizzazione. Andrebbero meglio gestiti un po' gli spazi. Insomma, io sono contento per la vittoria, chiaramente, ma come sempre ci sono dei margini di miglioramento importanti e quindi dobbiamo continuare a lavorare. Non è stata una partita facile perché comunque la Roma 2020 è una squadra che vuole subito far sentire la sua presenza in questa nuova categoria per loro e sicuramente non è da prendere sotto gamba il fattore trasferta che per noi da Bari potrebbe essere, cioè è stato un po' lungo e dato che avremo tante altre partite a Roma dintorni dobbiamo prendere, insomma, considerare questa circostanza. Certo, due vittorie in due partite, era questa la partenza lanciata che vi aspettavate? Di aspettare, ci aspettavamo insomma sicuramente una partenza importante, dovevamo subito dare un segnale e prendere subito fiducia perché ti dico che noi non abbiamo grandissima possibilità di giocare, quindi abbiamo fatto solo 2 tornei di preparazione e qualche partita abbiamo fatto dei common training con il Salerno, con il Circolo Nautico Salerno. E quindi è chiaro che sì, ci aspettavamo una partenza buona, ma fino a quando non abbiamo insomma concluso le partite non eravamo certi. Sono comunque contento perché sono 6 punti importanti. L'inizio del campionato non è mai facile per nessuno, e ora siamo, diciamo, abbiamo intrapreso una striscia positiva e spero che continui. Assolutamente. Come hai detto anche prima, avete rivalutato il match, come avete rianalizzato l'incontro quando vi siete confrontati con il mister? Allora, l'analisi, come ti ho accennato prima, l'analisi più adeguata è quella del buon dato in difesa, ma del tra virgolette, non ottimo dato in fase offensiva. In quanto di prodotto abbiamo prodotto molto. Siamo una squadra che nuota tanto, di questo ne siamo consapevoli, quindi abbiamo anche la possibilità di andare poi a portare parecchi contropiedi e sfruttare situazioni di vantaggio. Che in una fase terminale della partita ci possono dare chiaramente una marcia in più nel momento in cui poi noi abbiamo ancora energia da vendere e la squadra avversaria tende un po' a rallentare. Però tutto questo meccanismo su cui noi stiamo lavorando da anni non è stato sfruttato e non ha reso al meglio. Quindi quello su cui noi andremo a lavorare sicuramente è questo. E poi, come ho detto prima, dobbiamo consolidare e continuare a migliorare la nostra fase difensiva che deve diventare sempre di più il nostro punto di forza.
L'anno scorso vi siete fermati da rivelazione ad una splendida semifinale playoff contro la corazzata Crotone. Che ruolo vuole recitare il Bari in questa Serie B? Allora, anche se noi disputiamo un campionato di Serie B, le nostre ambizioni sono buone. Siamo un bel gruppo di ragazzi giovani che lavora bene con uno staff molto professionale, a mio avviso. E quindi l'anno scorso, sì, diciamo che è stata una rivelazione, chiaramente rispetto all'anno precedente, siamo passati dai play-out a play-off, quindi il passo è stato importante. Però comunque sia c'è stato tanto lavoro dietro. Quest'anno ce n'è ancora di più, quindi chiaramente noi vogliamo migliorare quello che è stato fatto l'anno scorso e questo deve avvenire anche lavorando quotidianamente, incamerando punti giornata dopo giornata, perché poi noi l'anno scorso per disattenzioni oppure dei punti persi strada facendo, siamo stati costretti ad arrivare a prendere poi il Crotone, che era prima dell'altro girone, arrivando quarti nel nostro e andando a prendere chiaramente quella che era la favorita, insomma, per la vittoria del campionato, ci siamo imbattuti in una semifinale scomoda. Quindi quest'anno dobbiamo essere intelligenti anche in ottica classifica, valutare bene insomma quelli che potrebbero essere gli eventuali incroci e spero chiaramente di arrivare ai playoff nel migliore dei modi. Questo deve darci una motivazione in più a non prendere sotto gamba nessun tipo di partita e ad affrontarle tutte come se fossero una finale, anche perché poi ci consentirebbe di migliorare sotto tanti punti di vista. Vi attende ora la sfida casalinga col Club Acquatico Pescara. Che partita vedremo in quel di Santa Maria Capua Vetri? Allora, noi sicuramente abbiamo il fattore casa che, anche se è un po' scomodo per noi, perché purtroppo non è a Bari, ci dà un punto di vantaggio rispetto all'avversario. Noi siamo abituati, loro affronteranno una trasferta, non sarà semplice. E loro sono una squadra con qualche elemento di esperienza che abbiamo già incontrato in anni passati. In più ho avuto modo di vedere che c'è una buona componentistica di ragazzi. E questo deve essere per noi un motivo per aggredirli subito, giocare forte e non dargli troppo spazio. Sicuramente non sarà una partita semplice perché loro, essendo giovani, appunto, con qualcuno di esperienza, nuotano, si muovono, sono un po' fastidiosi. L'anno scorso noi ci abbiamo anche perso una partita e quest'anno io non ho voglia di perdere punti per strada, sinceramente. Quindi noi alzeremo al massimo il livello di attenzione e dobbiamo continuare a incamerare punti, quindi sarà una partita per noi fondamentale. Va bene, siamo così al termine di questa chiacchierata. Ringrazio Gigi Foglio per essere stato insieme a noi. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Gigi, grazie. Ciao, grazie a te, Andrea.